Grazie per i numerosi auguri che ho ricevuto. Sono talmente tanti che ancora devo rispondere a tutti, mi dispiace, ma cercherò di farlo con questo video, anche se non ho pubblicato niente in questi 2 giorni per via di una tragedia che ha coinvolto una famiglia di 7 persone e 3 ragazzi sono morti, di cui uno autistico. Una famiglia che ha combattuto tantissimo per diritti, per sostegno a scuola, nel dopo della scuola, ma che spesso ha ricevuto dei no nelle loro vite. Oggi è una famiglia distrutta. Non potevo condividere un momento di felicità, un momento di speranza, un momento di conquiste, quando ci sono persone che ogni giorno lottano anche solo per un briciolo della stessa cosa. Non abbiamo dei bambini che parlano, che sognano, che cantano o che comunque stanno lottando per farlo senza aver lottato. Lo stiamo facendo, ma sicuramente siamo più fortunati di tanti altri. E quindi vorrei che oggi ogni persona che conosce qualcuno che è in difficoltà dia l'opportunità a questa persona di dimostrare chi è e quanto vale, perché è questo di cui abbiamo bisogno. Ogni giorno lottiamo non tanto per avere una stampella, ma per avere delle scarpe da ginnastica per poter correre. Noi questo abbiamo bisogno, noi di questo vogliamo parlarvi. Ogni giorno affrontiamo i nostri limiti cercando di superarli attraverso mille strategie diverse, inventate, faticate anche perché abbiamo faticato tantissimo, per dimostrare che non serve abbassare gli obiettivi, ma che li possiamo raggiungere anche se dobbiamo usare modi diversi, ma non per questo sbagliati, non per questo più facili. E non per questo inferiori. Vorrei che ogni politico, ogni vicino di casa, ogni insegnante guardi alle persone che ha vicino, a quelle che ritiene che abbiano delle difficoltà e gli diano le opportunità di dimostrare chi sono con le loro modalità, stessi obiettivi, però dandogli la possibilità di fare le cose come sono capaci di farli, di insegnare come sono, anzi di imparare come sono capaci di imparare. Quindi vi prego, diamo a tutti l'opportunità di essere loro stessi e cambiare il mondo. Combattere sempre e arrendersi mai. Ah sì, e facciamolo finché siamo in vita. Facile ricordare chi non c'è più. Ma è oggi che dobbiamo combattere per chi c'è.